Il primo obiettivo è sconfiggere il coronavirus sul fronte sanitario, ecco perché siamo favorevoli a un Green Pass rafforzato, dedicato a chi si è vaccinato, che potrà entrare comunque nei luoghi di lavoro e nei luoghi di ristoro, nelle palestre, nei cinema, nei teatri. Un Green Pass limitato, cioè chi ha fatto soltanto il tampone per entrare nei luoghi di lavoro. Serve poi vaccinare in anticipo il maggior numero possibile di italiani, considerando che già dal quinto mese dopo la seconda dose si può utilizzare la terza dose. Per quanto riguarda il coronavirus sul fronte economico, noi chiediamo una riduzione forte della pressione fiscale, riduzione del costo del lavoro anche nel comparto agricolo e abolizione dell'IRAP, soprattutto per le piccole e piccolissime imprese, per le partite IVA, utilizzando tutti i fondi a disposizione nella prossima manovra. Sarà un primo passo per un'abolizione definitiva dell'IRAP. Dovranno essere licenziati a dire, ma tutto ciò che può essere fatto per salvare vite umane, per sconfiggere il coronavirus, deve essere fatto. Noi siamo molto pragmatici, sono gli scienziati che devono dire cosa serve e cosa può non essere utile. Adesso partiamo subito con il doppio Green Pass di primo livello per vaccinati e guariti, Green Pass di secondo livello per chi soltanto ha fatto il tampone e poi anticipo della terza dose o della seconda per chi ha fatto Johnson & Johnson a partire dal quinto mese. È stato sulla manovra e quindi abbiamo Berlusconi ha precisato anche tu, qual era la sua posizione su quello che è il sostegno a chi è rimasto indietro, a chi non può lavorare, che è il nostro reddito di dignità, che è una delle posizioni storiche di Forza Italia. Questo non significa che non debbano essere colpiti duramente tutti gli abusi e non si debba fare una politica per dare lavoro a chi può lavorare. Chi non può lavorare, pensiamo anche ai pensionati, ai disabili e alle casalinghe, deve essere sostenuto dallo Stato.